Passiamo adesso al dossier immigrazione perché dopo giorni di emergenza a Lampedusa e l'hotspot dell'isola vicino al collasso vengono disposti i primi trasferimenti. Sono 162 i migranti che in mattinata lasceranno l'hotspot di Lampedusa diretti a Porto Empedocle con un traghetto di linea. Altri 130 partiranno in giornata con voli aerei per Catania e Brindisi, riportando temporaneamente a livelli normali le presenze nel centro di accoglienza. Ma l'emergenza non è finita, come conferma il ministro dell'interno Piantedosi. Entro fine anno, dice, è previsto l'arrivo di oltre 400.000 persone. Per questo il Viminale lavora un piano d'azione che prevede interventi sul territorio italiano e nei paesi nordafricani da cui avvengono le partenze. In Tunisia si pensa a pattugliamenti congiunti dei confini marittimi, oltre all'aumento dell'attività di intelligence contro i trafficanti di uomini. Rilanciare il dialogo strategico sarà fondamentale anche con le autorità della Libia orientale, altro grande hub di partenze per i viaggi verso l'Europa. Il piano prevede anche la creazione di nuovi centri di accoglienza a Pantelleria e Lampedusa e il potenziamento di quelli per il rimpatrio degli irregolari. Intanto il Consiglio europeo chiede agli Stati membri lo stop dei respingimenti ai confini dell'Unione perché illegali e pericolosi per i migranti. Oggi, attraverso i corridoi umanitari a Fiumicino, sono arrivati 58 rifugiati siriani che hanno vissuto a lungo nei campi profughi del Libano, altri 15 dalla Grecia. Siamo molto felici di poter accogliere nel nostro paese e integrare nel nostro paese persone che sono giunte per vie legali e in sicurezza, per noi che accogliamo e per loro che viaggiano. È la vera risposta ai trafficanti di esseri umani.